alza la voce, non si sente. Stavo sulle montagne di Montapiolo, ora purtroppo me lo devo andare per la siccità, un po' di troppi cinghiali, un po' tante le cose. Però penso che entro 15 anni, ma pure di più, non sono passato io se ci conosci. I danni non si sono visti. Dal 2009 che stavo a guardare i cavalli sopra Montapiolo, ho si svegliato perché pioveva d'anno dopo, ma mozzicava un dito, e ancora se conosci ci manca un pezzo. Ho sempre segnato, sono dette tante belle cose qua, però purtroppo il risultato, non voglio dare la colpa a nessuno, però voglio dire solo alle persone, non per criticare ambientalista, sicuramente sono gente migliore di me, però le persone che si credono di proteggere sono quelli che distruggono tutto, fino ad oggi la verità si è vista. Perché se l'animale è protetto, io sono d'accordo che l'animale deve essere protetto, però questi animali devono pure mangiare, devono pure bere. Se non gli fa mangiare un pastore, non ci va nessuno a darci a mangiare questi animali. No, ma... Se vai sopra Montapiolo trovi animali morti... Sta dicendo un'altra cosa faticosamente. Sta dicendo che la fauna selvatica non ha l'acqua, per cui praticamente tutte le regole comunitarie che sono funzionali a conservare la avifauna, gli uccelli, e la fauna selvatica che è quella protetta ancor più di quella tutelata, praticamente di fronte alla siccità il problema che vive lui si adopera con la sua cisterna per far bere la fauna selvatica. Questo è il concetto, cioè l'allevatore è l'allevatore che sta dando da bere alla fauna selvatica. Cioè poi a me mi chiamano bracconiero, sapete come mi chiamano a me? Sicuramente ci vabbè, pure... Vabbè, ma questo è un tema che non è della ci pure sarò, però sono io quello che... Stiamo parlando di incendi, non di caccia. I cinghiali mo stanno a distruggere la rete paramassa. Ho messo l'erba medica, poveracci. C'hanno ragione però, Non ci sta niente da mangiare. Cioè, riduciamo almeno un po' questi cinghiali, se volemo salvaguardare la montagna. Una montagna c'è rimasta dentro il parco. Che non sta bruciata, è la verità, tu ci passi, una montagna c'è rimasta, salvamola. Ringrazio il commissario qua di Oparco, e però tante cose non si hanno avuto veramente fare, no. Cioè non facciamo sempre le chiacchiere, facciamo qualcosa di più, perché tra 3-4 anni allevatori hanno finiti gli allevatori, hanno finito tutta la montagna. Il dottor Claudio si lamenta che abbiamo perso i sacci quanti migliaia d'ette, ma qua perdiamo proprio tutto. Se ne migliorano un po' le cose, perché io sto, sapete quanto sto spendendo? 5.000 euro la settimana per far mangiare i cavalli, però una parte del suo pieno se lo viene a mangiare i cinghiali, rende un ricinto. Ma di quanti ne hai, scusa, di cavalli? 300. Vabbè, io vi ringrazio, penso che... Scusate però. Basta.